Almeno una volta avete sicuramente sentito parlare di dispositivi ricondizionati. Ma cosa sono realmente questi prodotti venduti ricondizionati? Con la crescita del mercato dei dispositivi elettronici è nato appunto parallelo il mercato dei dispositivi elettronici ricondizionati, che non sono altro che gli stessi identici prodotti venduti dal brand ufficiale, acquistati da un'azienda o un privato, riacquistati da un distributore appunto di prodotti ricondizionati, controllati, rimessi a nuovo e reinseriti nel mercato. E poi, una volta reinseriti nel mercato, vengono acquistati nuovamente da privati o aziende. Nel panorama di aziende che rimettono a nuovo i dispositivi e li reinseriscono nel mercato, grazie alla loro super campagna marketing, se ultimamente avete cercato un nuovo smartphone, in particolare un nuovo iPhone, avrete sicuramente sentito parlare di Swappy. Swappy è un brand che rimette a nuovo gli iPhone e li reinserisce nel mercato con diversi gradi di usura. Attenzione però, quando parliamo di dispositivi ricondizionati, stiamo effettivamente parlando di dispositivi usati, usati però in una precedente vita. Perché brand come Swappy gli vanno a dare una nuova vita prima di inserirli di nuovo nel mercato. Questo perché, grazie a numerosi test, vanno a controllare il loro regolare funzionamento. Ad esempio, se lo stato della batteria dovesse essere non più regolare, Swappy va a inserire una nuova batteria. O se lo schermo presenta dei malfunzionamenti o graffi molto evidenti, Swappy va a inserire un display nuovo. Dunque stiamo parlando di un dispositivo garantito, sicuramente funzionante al 100% e con la possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni. Un dispositivo dunque sì usato, però rimesso a nuovo e sicuro in caso di malfunzionamenti o eventuali danni si può comunque restituire senza alcun tipo di problema entro 14 giorni. Andiamo però a vedere effettivamente dei prodotti ricondizionati di Swappy. Acquistando dunque dal brand di dispositivi ricondizionati Swappy, riceverete entro 2-3 giorni lavorativi un pacco come questo. Come potete vedere, io ho qui due pacchi che andiamo subito ad aprire. Ed ecco qui cosa troviamo all'interno. Come potete vedere, per mostrare la qualità e l'affidabilità dei prodotti messi a nuovo di Swappy, ho acquistato ben tre dispositivi. So già ovviamente che dispositivi troverò all'interno, dunque procediamo con l'unboxing di questi prodotti. Come potete vedere, riceverete uno scatolino non Apple, ma Swappy. Il primo dispositivo che andiamo a vedere, all'interno trovate anche manuali di istruzioni, il dispositivo che adesso vi svelo quale sia, un cavetto di ricarica di ottima qualità e una puntina per rimuovere la SIM. Per chi non l'avesse già riconosciuto, è il nuovo iPhone 12 mini in colorazione nera. Questo qui l'ho acquistato con una gradazione come nuovo. Andremo adesso a vedere cosa vuol dire come nuovo. Andiamo ad aprire un'altra confezione. Anche qui troviamo il manuale di istruzioni. Questo è un iPhone 11, anche lui in gradazione ottimo. Ho voluto acquistare un iPhone 11, dunque un iPhone della passata generazione, per vedere come si comporta Swappy anche con i dispositivi un po' più vecchi. Ultima confezione, anche qui manuali. E qui troviamo un altro iPhone 12 mini, questa volta in colorazione blu e come l'iPhone 11 in gradazione ottimo.
Ok, dunque abbiamo due iPhone 12 mini e un iPhone 11. Andiamo dunque a verificarne lo stato. Ho configurato tutti e tre i dispositivi e mi sono collegato al sito di Swappi. Allora, partiamo subito dal primo che ho acquistato in colorazione blu in condizioni ottimo per 679 euro. Swappi riporta nel suo sito che la gradazione ottima, il telefono potrebbe presentare lievi segni di usura, come piccoli graffi, ma non estesi ed evidenti. Vado a controllare sotto la luce l'eventuale presenza di graffi, ma non noto veramente nulla, né nel bordo né nel display. Assolutamente alcun tipo di graffio. Il funzionamento è veramente perfetto, fluidissimo, come se fosse un dispositivo nuovo e di questo non avevo alcun dubbio. Mi aspettavo qualche tipo di graffio, ma non ne vedo nemmeno uno. E stiamo parlando di un dispositivo venduto ottimo e non come nuovo. Vado anche a controllare lo stato della batteria, che è al 100%, dunque la capacità massima. Questo iPhone 12 mini blu è veramente in condizioni perfette. Prima di passare all'iPhone 11, andiamo a controllare l'iPhone 12 mini come nuovo in colorazione nera. Il grado come nuovo nel sito di Swappi leggo che è il telefono non presenta segni di usura esteticamente come nuovo, anche se io ho trovato come nuovo anche la condizione ottimo. Anche lui lo controllo sotto la luce. Non noto assolutamente alcun tipo di graffio. Il display è anche perfetto. Anche in questo caso vado a controllare lo stato della batteria. Capacità massima dunque 100%. Funziona veramente tutto, fotocamera, qualsiasi cosa, d'altronde è un dispositivo venduto a 689 euro come nuovo. Abbiamo parlato dei due iPhone 12 mini, non ci resta che andare a vedere anche come Swappi si comporta con i dispositivi di una generazione passata. Stiamo parlando in questo caso dell'iPhone 11. Swappi vende l'iPhone 11, in questo caso l'ho acquistato in condizione ottimo, per 579 euro. Stiamo parlando ovviamente sia per entrambi gli iPhone 12, sia in questo caso per l'iPhone 11 della capacità 64 GB. Dunque andiamo a vedere questo iPhone 11 che nella parte posteriore è praticamente perfetto. Anche nei bordi non noto alcun tipo di graffio. Ecco, nel display, guardandolo sotto la luce diretta, posso notare qualche graffio, veramente quasi invisibile. Anche in questo caso, iPhone 11, veramente perfetto. Anche lui con lo stato della batteria 100%, in questo caso, essendo un dispositivo di una passata generazione, Swappi potrebbe aver cambiato la batteria con una nuova per farlo arrivare nuovamente al 100% della capacità. Le condizioni di vendita di Swappi sono 4.
La più bassa viene chiamata accettabile e Swappi ci dice che il telefono può presentare inestetismi molto marcati, come ad esempio graffi e ammaccature. La condizione subito successiva è buono. Swappi ci dice che il telefono può presentare evidenti inestetismi, come ad esempio graffi e ammaccature. Dunque, tra accettabile e buono abbiamo una differenza di inestetismi molto marcati nel caso di accettabile, evidenti inestetismi nel caso di buono. Ancora dopo passiamo a ottimo, che in questo caso abbiamo potuto toccare con mano con iPhone 12 mini e iPhone 11. Swappy, come abbiamo detto prima, ci dice che il telefono potrebbe presentare lievi segni di usura come piccoli graffi, ma non estesi ed evidenti. Ho potuto toccare con mano che i graffi sono veramente invisibili, se non addirittura non presenti. Per ultimo abbiamo come gradazione massima come nuovo, non presenta segni di usura esteticamente come nuovo. Ho toccato con mano la condizione come nuova con questo iPhone 12 mini nero ed effettivamente non ho trovato alcun segno di usura. Il dispositivo è come se lo avessi acquistato da Apple. Nel sito di Swappi potete trovare praticamente tutti gli ultimi iPhone fino a iPhone 7. Non posso far altro che consigliarvi Swappi. Come potete leggere dal sito, avete una garanzia di 12 mesi e reso gratuito entro 14 giorni. Io non posso far altro che consigliarvi Swappi se volete acquistare un iPhone risparmiando qualcosa e avere un anno di garanzia invece che acquistarlo senza garanzie nel mercato dell'usato. Giù nella descrizione vi lascio il link per raggiungere l'articolo che ho scritto su Swappi e su questi tre dispositivi che ho provato, insieme al link per raggiungere il sito di Swappi per andare a vedere i prezzi e magari andare ad acquistare il vostro nuovo iPhone. Vi lascio anche un codice sconto di 10 euro. Usatelo bene. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, iscrivetevi cliccando il pulsante iscriviti qui sotto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!